Mi trovo qui oggi nella ferramenta di Vanni Cappelletti, non per cercare qualche vite, qualche dado, qualche attrezzo strano che sicuramente qui troverei, ma bensì per parlare dell'associazione che lui ha fondato, un'associazione che l'ha portato a renderlo famoso, non solo famoso, non solo qui a Fiumara, ma anche all'estero per le sue opere di volontariato. Buongiorno signor Vanni. Buongiorno, carissimo. Sì, carissimo, se fossi caro così. Sono qui nella ferramenta leggermente fornita, una delle più fornite, anzi sono l'unica veramente fornita delle ferramente che c'è nel territorio di Prelappio, qui dal signor Vanni Cappelletti che ci parlerà un po' della sua associazione. Signor Vanni, recentemente lei è entrato nella cronaca dei quotidiani locali in riferimento alla sua associazione dedicata ad un angelo. Io vorrei sapere innanzitutto qual è stata l'idea che ha fatto scaturire questa, diciamo, bellissima e meravigliosa idea. Allora, prima di tutto ti ringrazio Massimo di darmi l'opportunità di parlare dell'Africa, perché io quando parlo dell'Africa subito divento freddo, cioè nel senso che mi si accappona la pelle, perché secondo me parlare di Africa è parlare di congregazione, cioè di aiutare il prossimo, che è una cosa molto importante, perché non dobbiamo mai pensare a noi stessi, ma dobbiamo sempre pensare al nostro vicino, alle persone che ci stanno attorno. Secondo me è una cosa importante. L'Africa, come tu mi hai detto che nelle cronache, perché siamo stati qualche giorno fa sul Resto del Carlino, con un bellissimo, secondo me, articolo che ci ha fatto una ragazza, una giornalista che viene prima della Sicilia, c'è la Basilicata, no, c'è una da Cosenza, mi sembra che venga, comunque una bravissima ragazza, capito, che ha fatto questo articolo che ha azzeccato in pieno un po' la nostra dinamicità di quello che stiamo facendo in Africa. Difatti ha ricordato sul libro che quando mi chiesero Vanni vieni in Africa perché cerchiamo un idraulico, io l'idraulico non l'ho mai fatto, diciamo che il momento che andai giù non facevo ancora il commerciante, però ero nelle mie prime esperienze di commerciante vero proprio, come è qui il lavoro che stiamo facendo. E in tanti anni mi ha fatto altre cose, però oggi mi preme, anzi ci tengo tantissimo a parlare di questo nuovo progetto che l'abbiamo fatto insieme al mio, io lo chiamo il mio socio Raffaele Laghi, che insieme abbiamo costruito, ha capito, questo nuovo progetto, che siamo stati giù in Tanzania, che è la zona dove operiamo, abbiamo sempre operato in quella zona lì, e siamo andati giù, abbiamo comprato un terreno a Itsonde, un villaggio vicino a Kisawasawa, dove noi tanti anni che contribuiamo, diciamo, a quello che è stato costruito, e abbiamo comprato questo terreno e il nostro pensiero è quello della comunicazione, di far sì di valorizzare i giovani che vivono in quella zona, che è una zona molto povera, con lo studio, perché secondo noi, come è scritto anche nel libro che ho piacere di presentarvi, il libro che vi vorrei far vedere, capito, che è sulla scuola, che è la cosa più importante secondo me, è fondamentale, anzi non è importante, ci sono due cose importanti in Africa secondo me: la medicina, cioè il fatto perché le persone purtroppo c'è un tasso di mortalità molto alto, e la seconda cosa è l'insegnamento. Ecco, noi oggi vogliamo puntare su questo, quindi abbiamo iniziato i lavori un anno fa a maggio, capito, con la bonifica del terreno, la bonifica nel senso perché era un acquitrino, era pieno di acqua, quindi sono stati fatti tanti lavori, e vogliamo fare questa scuola che l'insegnamento è interamente in inglese. Cioè, quindi i ragazzi che studieranno, a prescindere dalla loro lingua, impareranno anche l'inglese, cosa che ho sentito che anche qui da noi in Italia si usa già il fatto di insegnare, sì, dall'asilo, diciamo, l'inglese, in modo che i ragazzi sono più preparati, perché oggi devi sapere due lingue. Io che ho fatto fatica a fare la terza media, faccio fatica a sapere tre lingue, un po' il swahili, l'italiano e il dialetto romagnolo, quindi sono avanti anch'io, però con l'inglese non lo masticco tanto, come si dice. Però a prescindere questo, la scuola dalla prima elementare alla terza media con l'insegnamento in inglese, in modo che su
1000 bambini che avremo nelle scuole, capito? Perché una volta che avremo tutte le scuole, prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta, le tre medie, dovete capire che in Africa il banco della scuola di un bambino non ci sta un bambino solo due, ma sono 4 o 5. Quindi se abbiamo 20 banchi vuol dire che ogni aula abbiamo 80 bambini. Fallo per 8, 640 bambini. Però di sicuro saranno di più, perché prenderemo tutta la zona di chissà lo sa, diciamo, di... No, non mi ricordo un altro nome, comunque di quella zona lì, hai capito, quindi i bambini saranno tanti. E il nostro progetto, che vi stavo dicendo, è con questo white sand, questa parola un po' così che vuol dire sabbia selvaggia, è nata da un mio carissimo amico, era un mio cliente. Dopo nel parlare, nel cosare, siccome lui è uno scultore di sabbia, io lo chiamo il Sabbione, soprannominato il Sabbione, sappiatelo, quindi chi vede questa cosa qui si ricorda il Sabbione, così lui riderà quando sentirò che parlare così, perché nessuno lo chiama così, ma lo chiama, si chiama Ugolini, hai capito, che è il mio, lo potrei chiamare il mio gancio, diciamo, qui, perché lui è di qui, di Fiumana, di Predappio, e ha avuto sempre la passione, fra virgolette, grazie a suo padre quando era piccolo, di fare sculture di sabbia. E ci siamo conosciuti qui proprio perché, avendo questa attività, mi dà l'opportunità di conoscere tante persone. E avendo conosciuto Ugolini, dopo due giorni l'ho soprannominato il Sabbione, tutti lo chiamano il Sabbione ormai qui da noi. Lui adesso sta lavorando parecchio, perché è stato anche campione del mondo degli sculture di sabbia, e lavora quasi al 90%, no, direi anche di più, al 100% all'estero. E in una giornata che era qua, che era venuto in Italia, facciamo, io sono riuscito a trovare il posto per fare questa cosa e ci siamo mossi, hai capito? Lui, insieme a un ragazzo belga e una ragazza olandese, abbiamo creato White Sand, sabbia selvaggia. Un piccolo aneddoto è perché per trovare il nome, diciamo, di questo progetto, lui non sapeva come chiamarlo, io nemmeno, ho detto facciamo una cosa, era un venerdì sera, partiamo, andiamo, facciamoci due o tre bar, facciamo il primo due birre, il secondo, per me al terzo troviamo il nome. Difatti è stato proprio così, al terzo bar, alla terza birra media, hai capito, tira molla, abbiamo anche un foglio che adesso qui non ce l'ho, però proprio che l'ho tenuto da conto, dove in questo pezzo di carta c'è scritto sabbia selvaggia. Chiaramente l'inglese fa l'effetto diverso, no? Ma è stato anche voluto l'inglese proprio per il discorso della scuola, no? La scuola dove l'insegnamento, come vi dicevo, è interamente in inglese, quindi chiaramente abbiamo cercato anche un nome in inglese. Why? Lo dico quasi anche bene perché ho quasi imparato, perché sono un po'... non sono un fenomeno a livello di lingua, però white sand, sabbia selvaggia. E così dal febbraio del 95, oggi siamo nel 97, però a febbraio del 96 abbiamo cominciato a lavorare. O del 2016, perché c'ho anche Massimo che mi tiene, perché come tutti i grandi personaggi, io mi ritengo un grande personaggio, mi riprende nei miei errori ortografici oppure di date. Qui 2016 abbiamo iniziato i lavori per terminarli a marzo, dove abbiamo fatto poi l'inaugurazione, di questo white sand. Perché così tanto tempo? Perché abbiamo utilizzato, volendo o non volendo, i tempi africani, pole, piano piano, perché chi ci ha dato una mano ce l'ha data col cuore e ci ha dato proprio una mano, ci ha dato il suo tempo, perché oggi, credetemi, è più facile, fra virgolette, trovare i soldi che trovare qualcuno che ti dia il suo tempo, perché è sacro il tempo, ce ne abbiamo sempre tanto poco, però noi siamo stati veramente fortunatissimi, un po' i nostri ragazzi, i figli di Raffaele, le mie figlie, cioè insieme, hai capito, ci hanno dato una mano, i miei ragazzi qui che lavorano, insomma abbiamo fatto tante cose proprio nei tempi morti, il maestro che ha fatto tante cose lì dentro, il imbianchino, cioè tutti quelli, chi ci ha dato il legno, chi ci ha dato, abbiamo speso proprio il minimo per creare questo progetto, che come torno a dire, lo voglio ripetere sempre, si chiama Wild Sand. In questo anno, che abbiamo lavorato per costruire questa mostra, si può chiamare mostra, certo. Sì, di sculture di sabbia, abbiamo anche lavorato, io era già un po' che ci lavoravo e ci tenevo molto, questa è una cosa mia che però tutti mi hanno aiutato e poi è diventata dei miei ragazzi, perché io avevo preparato il libro White Sand, hai capito, tutto pronto, era solo da mandare in stampa, l'ho dato a quei ragazzi, 3 mesi l'hanno tenuto,
smonta questa foto, cambia questa cosa qui, insomma, e quindi quello che è mio è diventato nostro, che è una cosa molto bellissima, quindi non è più mio ma è nostro, dei miei ragazzi, delle fotografie, della signora che ha gestito l'impaginamento, delle scritture, ed è venuto fuori secondo me una bella cosa perché parla della vostra Africa, perché grazie ai contributi poi, perché quando alla fine torno a parlare di soldi, grazie ai contributi poi degli amici, delle feste, delle comunioni, delle cresime, purtroppo di anche chi non c'è più, che ha donato quello che è stata la giornata del funerale, queste cose qui, ci hanno donato tanti soldi, i nostri sponsor, che abbiamo tanti amici che ci danno una mano tutti gli anni, quindi abbiamo creato questo libro ed è importante perché ci serve per poi presentarci dove andiamo per poter far pubblicità, per poter portare la gente a questo progetto che è Wild Sand, capito? Una cosa molto importante, capito Massimo? È meraviglioso. E quindi ci stiamo lavorando attorno. Un'altra cosa importante è che già siamo abbiamo iniziato i lavori, che a giorni, siccome Ben, il parroco della parrocchia di Chissavosavo, padre benvenuto, che è il nostro, io non saprei come chiamarlo, perché però la parola più semplice è il nostro fratello, quindi per dargli una ragione di quello che è, lui è il nostro fratello maggiore, diciamo, che sta lontano dove ha bisogno e noi lo aiutiamo, perché quando aiutiamo lui aiutiamo tutti i parrocchiani, tutte le persone che girano attorno a lui, e vi posso garantire, io ve lo posso garantire, che tutto quello che facciamo al 99,5% va a destinazione, cioè tutto quello che facciamo, perché lui ci tiene molto alla sua parrocchia, anche perché lui ha studiato 5 anni in Italia, al Vaticano, capito? E molte persone che studiano in Italia, dei paesi africani, Massimo, devi sapere, che poi non so quanti tornano al loro paese. Ebbene, Ben ha studiato qui in Italia, però è tornato nel suo villaggio, nella sua città. Lui è di Ifakara, è nato a Ifakara, la famiglia di Ifakara, poi la parrocchia dove sono tanti anni che c'è, che è Chissavosavo, sono 15 anni che è il parroco di questa parrocchia e ha fatto tante cose che non sto qui a elencarle, non contano quello che poi andiamo a fare, e conta il fatto che stiamo facendo bene, cioè non dovrei dirlo io, però sono io l'intervistato e quindi mi permetto di dire che stiamo facendo un bel lavoro. Difatti, come vi dicevo, abbiamo acquistato ultimamente, e abbiamo già anche le foto, dopo se tu fai il video, quello che fai, avrei il piacere di montarlo, abbiamo comprato, perché anche laggiù si lamentano, specialmente la polizia, perché quando girano con questi pulmini piccoli, che noi ne abbiamo uno piccolo giù nel villaggio, però sono carichi di bambini, la polizia ha cominciato a preoccuparsi, di guarda, dovete smettere di fare così. E allora nel frattempo che andiamo avanti con i lavori, nonostante adesso siano fermi per la pioggia perché è freddo, abbiamo acquistato un pulmino che io l'avevo trovato qua in Italia e volevano, tipo, faccio dico una cifra, 10.000 euro, però dopo si spendeva molto per il trasporto e per lo sdoganamento, perché era un pulmino vecchio e allora inquinante. Allora loro guardano anche l'anno di quello che tu acquisti e in base a quello ti fanno pagare anche un discorso di inquinamento. Allora abbiamo cambiato, ormai abbiamo deciso di comprarlo. Dove abbiamo comprato il pulmino? Dove l'abbiamo preso? In Giappone. Tramite internet abbiamo fatto le nostre indagini, insieme al parroco chiaramente, perché anche quando alla fine deve andare bene loro più che a noi. Insomma, in tutti i modi abbiamo trovato questo pulmino, un Toyota. E perché abbiamo preso il Toyota? Perché, essendo un po' nei particolari, perché la nostra Africa è questa, farvi capire le piccole cose, capito? Abbiamo comprato un Toyota perché là è più facile trovare i pezzi di ricambio. Comunque era messo molto bene, dopo è stato rivisto quando è arrivato in Tanzania. Abbiamo speso $15.500, però compreso il trasporto. Quindi abbiamo pagato la prima tranche per fermare il coso, poi quando è arrivato, dopo qualche mese, l'abbiamo pagato e poi lo vedrai nella fotografia, tutto con le sue scritte, fatto bene. Quindi quello è già un punto, è una cosa che abbiamo già fatto, importante per poi quando cominceranno le scuole, perché non è che ci mettiamo un anno a fare una scuola, ci vorrà più tempo, perché vorremmo fare prima la prima e la seconda, poi la terza, la quarta, la quinta e via discorrendo. Secondo me, io vado con i tempi africani, ci vorranno 3 anni, hai capito che sono i tempi africani, una cosa normalissima, non è niente di... Noi qua ci stupiremo, perché in Africa delle volte ci mettono tantissimo tempo a fare una roba,
Basta pensare che gli scavi li fanno con la vanga, il badile, non è che usano, non ci sono le ruspe, quindi dovete capire il discorso dei tempi. Ci fermiamo un attimo, uno direbbe per la pubblicità. Ok. Siamo ancora qua a parlarvi di White Sand, sabbia selvaggia. Ringrazio sempre Massimo che mi dà questa opportunità. Poi lo vedo entusiasta anche lui, nonostante in Africa non ci sia mai andato forse. È uno che gira anche lui, Sono andato in Sud America, in Asia, in Cina. Anche lui gli abbiamo attaccato con quelle calamite piccoline un po' di Africa, capito? Perché l'Africa è fatta così. Noi cerchiamo con i nostri occhi, come dice anche Elisa, con i nostri racconti, di coinvolgerli nei nostri progetti, nelle nostre cose che facciamo. A volte è importante anche la famosa pacca nella spalla, così per dire avete fatto un bel lavoro. Questo ci aiuta, ci incoraggia poi per andare avanti, hai capito? Perché le cose nascono anche con incoraggiamenti, no? Cioè basta pensare che la gente va allo stadio a incoraggiare una partita di pallone e l'entusiasmo aumenta quando senti che la gente ti cosa. Quindi noi andiamo avanti con questi progetti qui. Voglio parlarvi di White Sand, sabbia selvaggia. E abbiamo fatto anche una piccola cosa, no? Perché per entrare dentro la nostra mostra ci sono degli scalini. E allora Elisa, tempo fa, con i bambini delle scuole, li ha fatti fermare in fondo ai scalini e gli dice: vedete, noi per andare in Africa abbiamo dovuto prendere un aereo. Invece per voi fate finta che questa qui sia la scala dell'aereo per salire, per andare in Africa. E allora devi vedere, i bambini si mettono in fila e poi salgono le scale e arrivano nel nostro mondo africano, dove una cosa molto importante, tanto per dare un'idea, perché ti dà la sensazione di essere in Africa, si cammina sulla sabbia. Non è poco, hai capito? Quindi ci sarà tutto un percorso e il libro... Possiamo presentare la pagina principale, Massimo? Certo. Ecco, il libro, allora, si può vedere così, che vuol dire White Sand, dove anche la fotografia, questo disegno ce l'ha fatto una nostra carissima amica, hai capito? Sia il davanti e di dietro, sono sempre delle immagini fatte da lei, hai capito? Oppure si può guardare così. La sensazione, quando mi ha fatto il disegno, è anche di questa donna che ha allattato un bambino, che sono di quelle cose... molto importanti. Ho tanti aneddoti di io in Africa. Uno di questi qui è proprio che, se pensate che a 10-15 mila chilometri di distanza dalla nostra Romagna, diciamo, perché io sono romagnolo, mi sono imbattuto in questa signora dove stava allattando il bambino, hai capito? E a un certo momento, mentre l'allattava, io pensavo a mia moglie, perché anche la mia moglie, e la mia moglie è presente i bambini quando sono piccoli, mentre lo allatti ci sono tantissime donne che gli cavano, cioè guardano gli occhi dei bambini e gli cavano e sa delle cose. Faccio 15.000 chilometri, una ragazza, uguale, questa donna che mi è rimasta impresso, pensate queste piccole cose che ti rimangono addosso, è proprio una di queste qui, di questa donna che ha capito che così, nell'occhio, era il bambino, e io vedevo così che faceva mia moglie con i suoi, i nostri figli, capito? Quindi è una cosa molto importante. Vi voglio leggere una cosa che è all'inizio del libro, perché voglio che sia una cosa che ci deve, per farvi sentire partecipi del nostro progetto, Massimo, capito? Il libro comincia così. Gli amici. Gli amici sono i fratelli che ti scegli. Mappe che sanno raccontare dove vai. Alcuni vanno, altri restano. Con loro, in comune, hai tutto, o quanto basta. Intorno a te formano un'altra famiglia. Ti condiscono la vita e dai loro gesti impari che l'amicizia ha un sapore speciale. Non l'ho scritto io, ma l'ha scritto la mia carissima amica Alice. Quindi il libro parte con questo amici, che è una cosa molto importante. E White Sand, sabbia selvaggia, perché tutti quanti abbiamo un angelo. Il libro è fatto di racconti, di aneddoti, di fotografie, legate un po' alle persone, perché... A me piace molto i visi delle persone, capito? Perché te ne accorgi quando sei in Africa di questi veri sorrisi, di questi scontro con gli occhi che incontri e rimangono impressi. Io tanti anni che ci vado, ci sono delle cose importanti. Una di queste andiamo anche a Maenge, dove c'è un orfanotrofio, che sono tantissimi anni che vado, per dirvi il fatto visivo, che il tuo fare che rimane impresso alle persone,
E allora in questo orfanotrofio ci sono delle ragazze che sono handicappate, adesso non so se è la parola giusta, diciamo così, o più fine, meno fine, comunque sono handicappate. Potremmo. E noi dopo tanti anni siamo riusciti a fargli avere le carrozzine alcune. Pensate che quando andai giù alcuni anni fa, prima della carrozzina, c'era questa ragazza, hai capito che io non lo so chi gliel'ha detto, però siamo arrivati così senza dirglielo, hai capito? Però fuori i bambini si sono agitati, lei era in un'altra stanza, stesa nel letto, hai capito? A un certo momento sento urlare, Anni! Anni! Questa ragazza che si vede che aveva... Ci sono andato una volta all'anno, l'avrò vista 10 volte in 15 anni, pensateci, non è da dire... Insomma, lei ha cominciato a urlare, io eravamo io e Elisa, mi ricordo, hai capito? Prima ancora che arrivasse la carrozzina, l'anno prima, e lei ha fatto una festa, che ancora me la ricordo. Per dirvi cosa gli rimane addosso, capito? Pensate, l'anno dopo ci siamo tornati, non era più là in quella stanza, in quel letto, l'ercio, il buio, una schifezza, ma era fuori con tutti gli altri ragazzi nella sua carrozzina, che siamo riusciti a fargli avere grazie alla logistica che siamo riusciti a creare per far sì che la carrozzina arrivasse, perché non è facile, perché prima le dobbiamo sistemare, poi le dobbiamo imbarcare, poi arrivano a Dar es Salaam, da lì per arrivare a Mahenghe non è facile, quindi devi trovare il carico, una cosa o l'altra, per poi fargli arrivare, quindi è stato difficile. Però sentire che ti chiamano, che si ricordano di te, è una bella cosa, è positiva, perché quando chiamano me è come se chiamassero voi che ci date una mano a fare quello che facciamo, e guarda, lo posso garantire, perché questa è la nostra cosa, coinvolgervi in tutte le maniere. Difatti questo è un libro, testimonianza, leggo quello che è scritto qui, ha il compito di raccogliere fondi per aiutare a chi è meno fortunato di noi e a insegnarli a camminare con le proprie gambe. Perché? Perché noi vogliamo aiutarli a casa sua, perché ognuno abbiamo di noi le nostre radici, no? Se voi parlate con un extracomunitario che va in Italia, cosa vi dice? Ah, voglio tornare a casa mia. Il 90% vogliono far così. Vogliono tornare a casa sua. Quindi perché non li aiutiamo a casa sua? Punto interrogativo. Quindi però dopo qui apriremo, fra virgolette, una parentesi molto, molto difficile. Hai capito? Comunque il libro è fatto di tante cose, di tante che abbiamo scritto, su aneddoti, su storie che ci sono successe in questi 10-15 anni di viaggi in Africa. Caro Massimo, abbiamo le foto dove c'è il parroco. L'Africa è un altro nostro slogan, è l'Africa nelle tue mani, capito? Ecco, come vi dicevo, perché la scuola, proprio le prime pagine dove poi chi ci compra il libro, chi ci fa una donazione, troverà, è proprio l'istruzione. L'istruzione per noi è barra uguale libertà. Abbiamo scelto di concentrare le nostre forze sull'istruzione, perché per noi l'istruzione significa libertà, progresso e pace sociale. Quindi in quest'ultimo anno abbiamo creato anche una onlus, perché siamo più competitivi anche nei confronti anche dei nostri benefattori, dei nostri amici, perché essere onlus oggi, diciamo, non ti può dare qualcosa di più anche a livello economico, però sei più, come devo dire, sei visto sotto un altro occhio. Io ti dico la verità, voglio essere qui in questa cosa che facciamo, sono sempre stato contrario, perché quando fai del bene non ci deve essere non ci devono essere delle cartelle, delle cose scritte. Il bene è una cosa che comune, che si fa, e il bene che fai non è tuo. Quindi perché devo fare una onlus, per dire? Il bene che fai è per gli altri, è per il prossimo. Tu non ti rimane niente. Tuo è il gesto che hai fatto, è il tuo tempo, qualche soldo che ci hai messo, cioè non è niente di tuo, il bene è una cosa che fai agli altri, quindi non è niente tuo, assolutamente, non ha senso che sia tuo, perché lo fai per gli altri, capito? Allora, però per dirvi la ONU, no? La ONU funziona come un'impresa, quindi noi abbiamo un'impresa, solo che i beneficiari degli introiti non sono gli azionisti, ma i poveri, che vanno aiutati perché sono i nostri fratelli, semplicemente nati da una madre diversa dalla nostra, una mamma che può essere stata africana, indiana, marocchina o brasiliana. Potevamo esserci noi al posto loro? No? Il nostro intento non è fare adozioni a distanza di singoli bambini,
vogliamo adottare una scuola intera. Sì, perché la formazione è la chiave di svolta per lo sviluppo. L'istruzione è l'unico sistema di libertà, perché dalla lotta all'analfabetismo nascono persone preparate al lavoro, creative, che restituiranno alla società quanto è stato loro donato, o meglio ancora, su di loro si è investito. La formazione è un potentissimo moltiplicatore di capacità individuali che si rispecchieranno a breve termine, in un miglioramento concreto di tutta la collettività. E noi, attraverso l'istruzione, ci impegniamo a sviluppare lo straordinario potenziale di ogni bambino. Poi c'è un piccolo aneddoto che dice: nessun uomo è un'isola, tuttavia ciascuno è un'identità unica e inimitabile. Quindi sono appunti di viaggio che, camminando, girando, abbiamo messo insieme. Hai capito? Comunque dobbiamo ringraziare sempre tutti i nostri amici che ci credono in quello che facciamo, e noi ci mettiamo il nostro tempo, hai capito, per portare avanti questi progetti, Massimo, hai capito? Fammi una domanda, Massimo. Io volevo fare una domanda che forse è un po' in ritardo, ma il nome Associazione per un Angelo, da cosa è scaturito? Allora, associazione dedicata a un angelo perché, come puntini puntini, segue, dice, perché tutti quanti abbiamo un angelo. Quindi proprio anche per è una dimostrazione verso il fatto che è un'associazione non chiusa a se stessa, a un qualche cosa, una persona, è proprio per tutti, perché è il discorso che facevamo prima, la comunicazione, l'operare insieme, lavorare insieme, cioè deve essere, si chiama così, hai capito, a prescindere che nasce da, come è stato scritto nel giornale l'altro giorno, nasce da un lutto familiare, però la ricerca del nome dedicato a un angelo, proprio perché tutti quanti, lo ripeto, mi piace ripeterlo, tutti quanti abbiamo un angelo, perché così dai senso l'immortalità. Ecco, dai senso l'immortalità, sì, però anche al fatto di che tutti quanti nel nostro interno, che senza andare a chiedere chi, come, dove, quando, tutti quanti abbiamo una persona che ci ha lasciato cara, dove ci ritroviamo dentro questa associazione dedicata a un angelo, che è la parola chiave un po' anche di tutto quello che poi è la religione, anche, no? Quindi il fatto degli angeli, dei bambini, queste cose qui. Quindi non è stata ricercata, è stata voluta proprio questa parola qui, dedicata a un angelo. E io, siccome sono quello che l'ha creata, capito, ne sono fiero, perché così quando dove andiamo, dove ci andiamo a promuovere queste cose qui, quando dici all'associazione dedicata a un angelo, perché tutti quanti abbiamo un angelo, senti le persone coinvolte, perché nel momento che tu dici così, ognuno apre nel suo cervello quella finestra dove c'è il suo angelo. Quindi si apre, si riscopre questa cosa qui e dice: oh, ci sono anch'io, c'ero anch'io, sai, cioè, capito? È per questo che secondo me è fondamentale, capito? È una concessione molto profonda, una concessione mentale molto profonda, questo mi piace. Poi abbiamo cercato di far così, e secondo me poi più andiamo avanti, più prenderà piede, colore, cioè ci darà tante soddisfazioni, perché non siamo mai arrivati in quello che facciamo, non arriveremo mai, ci stancheremo di fare ma non arriveremo mai, perché purtroppo c'è tanta povertà, hai capito? E noi andiamo a rispecchiare il nostro aiuto in un niente, in un nulla, in un fazzoletto di terra, la famosa, quando si parla delle gocce nell'oceano, ecco, noi siamo in un fazzoletto di terra, ma quanti fazzoletti di terra ci sono in Africa? Noi aiutiamo qui, poi prendi la macchina, li sposti, c'è il bambino che di là si muore, pure vai dritto, c'è la mamma che per partorire deve prendere due secchi d'acqua e nascondersi dietro un cespuglio, hai capito? Cioè, ci sono tante particolarità, la malaria, incontri un bambino, te ti mangi una caramella, con la caramella aiuti la mamma per il bambino per una medicina, cioè, quindi non sai dove prendere, capito? Vai in dei villaggi sperduti dove a parte le malattie, i bambini tutti vestiti male, oppure non vanno a scuola, capito? Perché la scuola più vicino è 30 km. Cioè, oppure l'acqua, se poi apriamo il capitolo acqua, hai capito, allora diventa secondo me la cosa più irritante nel senso positivo, perché è la cosa più importante, no? Quando abbiamo qualcosa che ci fa male, in quel momento lì perdiamo ogni valore, hai capito, perché pensiamo al nostro dolore. Ecco, l'acqua è un dolore, perché non c'è, devi fare dei chilometri. Io
mi piacerebbe raccontare la storia di questa bambina, hai capito? Che non, la, non è stata scritta sul libro perché è venuta, sai, sono tante le cose, è venuta fuori dopo, però poi ne abbiamo parlato, l'abbiamo scritto anche nel, nel, nel libro, nel servizio sul Resto del Carlino. Però nasce così questa storia. Mio nipote, hai capito, tempo fa, che insomma lui fa il fornaio, e l'acqua è importante per il fornaio, no? Mi dice, Vanni, che so che a te piace scrivere, mi scrivi qualcosa sull'acqua? Cosa ti scrivo? L'acqua non è mica, cioè, non è che io posso mettere a scrivere, non faccio, io lo faccio perché quando mi sento l'istinto, quando mi sento la vena giusta, una mattina, dopo alcuni mesi che poi me l'ha detto, vengo in ufficio, scrivo. Venezia. Uno dirà, cosa c'entra Venezia? Come cosa c'entra Venezia? Lo sapete tutti cosa c'è a Venezia, no? Hai capito? Non dico il nome perché poi viene fuori Venezia. Tu puoi chiedere tutti qua da noi, in Europa, tutti conoscono Venezia, però se cominci a allargarti, se vai in India, in Africa, la Venezia potrebbe essere un libro, potrebbe essere una macchina, una punta, una calcolatrice. Molti non lo sanno cos'è Venezia, ve lo posso garantire, ecco. Per noi ci sembra, è come l'acqua, ci sembra una cosa dovuta, quindi cioè, non ci pensiamo neanche. Comunque, tornando a casa da un viaggio in Africa, eravamo a Sali, in un villaggio sperduto, dove non avevano mai visto l'uomo bianco. Quando ci hanno visto noi, tutti i bambini che scappavano, è stata una cosa meravigliosa. E per poi riallacciare questo fuggi-fuggi, c'è una parola sola, unica, indivisibile, che raccoglie tutti, e si chiama Pipi, che sarebbe una caramella. Con una caramella possiamo comprare anche l'Africa intera, detta così scherzosamente. Però i bambini, molti che poi lo sanno che è una caramella, che quando vedono una caramella le vidi che si avvicinano piano piano, pole pole, hai capito? Poi dopo si comincia, difatti quando andiamo via sempre con 20-30 kg di caramelle, capito? Perché ci servono per comunicare, però d'altronde loro la roba dolce, c'è qualcuno che ha scritto che i denti, dai, lascia ad andare, i denti in bambino una volta che si mangia una caramella, ma smettetela sempre di fare queste storie, capito, così strane, dagli una caramella che ogni tanto non gli fa male. È come bersi la Coca-Cola, guarda, intanto la Coca-Cola non fa male, però è lo stesso. E allora, nel tornando a casa da questo viaggio, mi fermo, mi siedo su un sasso, in una situazione dove la strada faceva la conca, no? Poi guardo da lontano e vedo comparire, diciamo così, questo coso che non riuscivo a capire il colore, se era giallo, verde, arancione, capito? E più mi si avvicina questa figura, allora... Poi sì, poi è una bambina. Quando, e quello che aveva sopra chiaramente era un secchio, però il colore non lo riuscivo a distinguere. Quando mi si avvicina sta bambina con sto vestitino, ma lorcio, sporco, chiamalo come ti pare, ma gli stava da Dio. Gli stava da Dio, bellissimo. E lei mi si avvicina e mi fa, si campo. Si campo. Allora c'è la mia, i primi anni, questo è stato, c'era la Patrizia vicino a me, Patrizia, ti ha salutato, ti devi dire Maraba. Allora io volevo prendergli giù il secchio, cioè questa cosa volevo, perché gli dovevo dire si cam e fargli un saluto così sopra la testa, perché è una riconoscenza che i giovani fanno alle persone anziane. Quindi si cam, io Maraba, hai capito? E però non potevo, perché lei era, si vedeva che era fiera del suo secchio sopra la testa, no? E allora gli dico sì, Maraba, e finisce così. Poi mi giro, la seguo con gli occhi e vedo che è arrivata, c'era la sua mamma. Gli prende giù il secchio e dentro cosa c'era? C'era l'acqua, l'appoggia lì. Ebbene, questa ragazzina qui aveva fatto 4 km a piedi per andare a prendere 12 litri di acqua. Chi è che gli va a dire alla mia bambina che a Venezia le strade e i giardini sono fatti di acqua? Glielo vai a dire te? Che la mamma non è neanche di Venezia, hai capito? Perché era lì, di quel villaggio dove eravamo, dove tutte le mattine la bambina prende sul suo secchio, felicissima, felicissima, e fa 4 km a piedi per andare a prendere 12 litri di acqua che servono per la loro comunità, per la loro famiglia, capito? Cos'è mi è rimasto di questa storia qui, dopo tanti anni? E mi piace raccontarlo ai giovani, hai capito? Abbiamo fatto anche una serata che non è tanto, che c'erano molti ragazzi del Burkina Faso, capito? Che sono 20 anni che abitano qui e ci sono i figli che in Africa non sono mai stati. Quindi anche per loro è stata una riscoperta, è stata una bellissima serata, capito? Eravamo 150 persone, tutti del Burkina Faso. Abbiamo fatto una festa al White Sand, dove abbiamo la mostra. Cosa mi è rimasto di quella storia? Che io tutte le mattine quando apro l'acqua, c'è il miscelatore, no? Allora la puoi aprire...
metto la mano sotto, perché con la mano solo tendi a aprirla tutta, no? Invece così ti regoli meglio, la alzo, poi ho fortuna che posso fare un po' calda, un po' fredda, e la regolo come mi pare. Quando metto le mani sotto per lavarmi la faccia, tutte le mattine io vedo quella bambina col suo secchio sopra la testa, col suo vestitino l'orcio, che fa 12, fa 4 km a piedi per andare a prendere un po' d'acqua, tutte le mattine. Mentre noi, se non ci fosse l'acqua, perché c'è dovuta, c'è tutto quello che vi pare, capito? Però lei queste cose non sa, non sa dove è Venezia, non sa che c'è l'acqua, tutte queste cose. Lei tutte le mattine, sono convinto che se tornassi là oggi, dopo tanti anni, perché l'ho rivista poi, non pensate che l'ho rivista, dopo tanti anni lei sarà ancora lì, se non lei, la sua sorella o il suo fratellino che vanno a prendere l'acqua, perché non è cambiato nulla là, non cambierà neanche, secondo me, mai nulla, perché per andare in quel posto, hai capito, ci vogliono, se tu atterri con l'aereo, per andare a Sali ci vogliono 3 giorni per andarci. Quindi pensate dov'è, non è qui dietro l'angolo, capito? È un posto proprio sperduto, quindi per me rimarrà, penso, secondo la mia opinione, rimarrà quasi sempre così. Quindi l'aiuto lì per la scuola è concreto, capito? Ecco, difatti ci sono tante associazioni poi che stanno lavorando in quella zona lì per aiutare i bambini, l'ospedale, hai capito? E che poi la chiesa, che no, possiamo criticare la chiesa quanto vogliamo, però in queste situazioni qui, se non ci fosse la chiesa, non ci sarebbero tutte queste cose qui, Massimo, capito? Quindi è la mia bambina quella. Cari amici vicini e lontani, dicevano. Potrei leggerti, Massimo, quella volta che te lo sai cos'è il flessibile? Quello che si usa per sbagliare. Allora, il 27 luglio di 15 anni fa, hai capito, andiamo a montare il flessibile. Avevo portato giù con l'aereo il flessibile, me l'ero messo dentro alla borsa, hai capito, perché Ben mi ha detto, Vanni, ci vorrebbe il frullino, chiamatelo come mi pare, perché devono tagliare il ferro, gli serviva per fare del lavoro. Sì, proprio lui. Ma sapete cos'è il flessibile o frullino? Con sui dischi che non si ascoltano, non emettono musica e poi si consumano, fa rumore, paura e ci può far male. Ma se devi lavorare, il flessibile diventa un violino, con il suo zzz, diventa musica per chi lo usa. Qui il flessibile, padre Benvenuto, non l'aveva. Non riesco neanche a descrivere la festa che è stata fatta, solo per un flessibile, messo in una borsa con cura, attorniato da magliette per bambini e da pannolini. Che flessibile fortunato! Non sarà buttato là con rabbia, ma sarà utilizzato con amore, perché il suo utilizzo è molto importante per i lavori che sono da fare. Buon lavoro, flessibile! Quindi, per dirti, ci sono tante, potremmo andare in tante pagine dove ci sono tante storie che sono legate un po' alla nostra Africa. Poi ci sono... Se riesci, questa fotografia qui, vedi, perché i ragazzi, come tornavo a dire, disabili o down, non sono solamente da noi, sono anche in Africa, cioè non è che cambi tanto, capito? Quindi questa è una foto fatta con un ragazzo down, capito, che tutte le volte quando mi vede mi fa una festa della Madonna, si può dire questo, hai capito? Perché no? E se fai la foto così... ti leggo quello che è stato scritto di fianco. Ha la memoria piena. È la memoria piena. Massimo ha la memoria piena, ma non la sua, la macchina fotografica, perché se ha la memoria piena la sua, bisogna rivederlo. La diversità che non chiede scusa. Questo è un pezzo che io ho tolto dal resto del carrino alcuni anni fa, perché mi piace ritagliare le cose che poi dopo... e l'ho messa qui su questo libro. Dice... Con queste mie parole vorrei chiudere un capitolo da me stessa aperto. Non pretendo, non voglio scuse da nessuno, perché non ci si può scusare di ciò che si ignora. La mia è stata una denuncia alla disinformazione che c'è nei confronti dei bambini down, ai quali non occorre nulla di più che ad un altro bambino per ciò che riguarda il gioco. Solo educazione, e quella mi risulta sia uguale per tutti. Porterò ancora mia figlia all'area giochi di Punta di Ferro, starò con lei molto volentieri e mostrerò che non è poi così diversa.
Questo è successo a una signora a Forlì tanti anni fa, dove è andata con la bambina down a giocare, però chiaramente si chiama discriminazione, cioè non è stata considerata, e allora la mamma c'è rimasta malissimo. E come dico, anche noi abbiamo i bambini down, però guardate che sorriso, spero che questo sorriso qui sia a tutti i bambini down di tutti i tagli di tutto il mondo, perché per non creare diversità, hai capito? Perché poi le persone che hanno un figlio disabile hanno una sensibilità che è diversa dalla nostra, diciamo così, ecco, perché percepiscono subito se c'è qualche atteggiamento, hai capito, anche uno sguardo che non ti fa sentire sereno, hai capito? E quindi non è una cosa bellissima, hai capito? Allora, vorrei andare nell'ultima pagina perché anche qui... io sono stato tanti anni anche all'orfanotrofio di Mongolole, Massimo, e ho conosciuto Sofia. E dopo tanti anni che non sono più andato a Morogoro, all'ospedale di all'orfanotrofio di Mongolole, parlando con Mario, con Massimo, non mi ricordo il nome, vedete con i nomi io vado da Dio, e mi dice che Sofia non c'è più, è morta. Io ci sono rimasto malissimo, perché ho una fotografia di Sofia nel mio ufficio dove facciamo i mandasi. Vi voglio leggere quello che ho scritto perché è stata, non lo so, io quando parlo di Sofia mi metto a piangere, quindi è meglio che stia zitto. Sofia era ovunque. Veramente comincia qua. Posso leggerla tutta, Massimo? Certamente. Posso fare come mi pare? Sì. A Sofia. A volte si dicono cose che fanno pensare a frasi fatte. Ma in questa storia non c'è nulla di costruito e mi auguro vivamente che al mondo esistano altre persone che mi convincono ancora di più che il mondo è delle donne. L'Africa ne è una certezza. Sofia nacque a Mongolole, nell'entroterra della Tanzania vicino Morogoro, dinanzi al portone dell'orfanotrofio. Crebbe lì, diventando un importante punto di riferimento per i bambini, percependo anche uno stipendio dall'associazione Caribuni, miei amici di Bologna, tramite le suore che gestiscono l'orfanotrofio. Sofia se n'è andata. Scrivo queste poche righe e rabbrividisco. La pelle diventa fredda, arida. Gli occhi si riempiono di lacrime. Eppure non c'era nulla che ci unisse. Solo un timido sorriso, dietro al quale nascondeva la sua tristezza. E un Abari Zazuburi, che vuol dire buongiorno. Ma questa è l'Africa. Quello che ho visto? Bambini con la merda nel culo dalla mattina, bambini con le mutande e calzoncini impregnati di piscio, bambini più deboli picchiati dai più grandi celli, bambini che facevano perdere la pazienza alla suora di turno e giubbotte, bambini mangiare tutti i giorni le stesse cose con le loro manine, fagioli, polenta bianca e forse alla fine un bel bicchiere d'acqua, bambini piangere tutto il giorno, bambini dormire tutti insieme in un box di legno con sotto la gomma assorbente da anni, sempre quella, bambini più grandi dare da mangiare più piccoli, e quello che non ho visto e forse non vedrò mai, ma di una cosa sono sicuro: non ho mai visto così tanti bambini con tanta educazione, rispetto e umiltà nei confronti di chiunque. Ed è qui che è cresciuta Sofia, donna fantastica, meravigliosa, rispettosa ed umile. Di lei non finiresti mai di parlare. A volte dava l'impressione di una persona poco laboriosa. Il suo sguardo silenzioso sembrava nascondere timore o invidia del tuo essere bianco, del tuo vivere meglio. Come sei stato stupido, Vanni. Lei non ti ha mai chiesto nulla. Sei tu ad essere andato nella sua terra. Ma è inevitabile un incontro di sguardi, un sorriso sincero. Questa è Africa che accoglie. Sofia è stato quel sorriso indimenticabile, sofferente ma vero. Durante questa esperienza conobbi una madre di 11 figli. Mi disse che allevarli non era molto difficile. L'importante era educarli, ma educare bene i primi tre, che sarebbero stati ad esempio ai più piccoli, nell'insegnamento del rispetto e dell'educazione. Sofia è stata di esempio per i bambini più piccoli dell'orfanotrofio, avendo avuto nelle suore delle ottime madri.
Sofia era ovunque. Accompagnavi i bambini a scuola, in chiesa la domenica, in lavanderia lavava e stendeva i vestiti dei bambini. Era sempre pronta a donare una carezza o un bicchiere di latte ai bambini prima di dormire. Mi ha insegnato a preparare i mandasi, che è una specie di bombolone, senza la crema. E da anni ho una foto che ci ritrae mentre li prepariamo. Abbiamo sorriso insieme. Abbiamo lasciato dietro di noi la malinconia. L'ho vista sorridere senza quel velo di tristezza. La sua presenza mi accompagna ovunque, mentre insieme facciamo i mandasi. Ciao Sofia, a presto. Leggo questa partina. Allora, in Tanzania, nei villaggi sperduti, tante persone vivono con i loro pensieri, con i loro problemi di ogni giorno, senza incolpare nessuno. La loro vita è uguale alla nostra. Non bisogna essere lontano chilometri per sentire l'indifferenza che non riusciamo a nascondere. Ma che colpa abbiamo noi? Nessuna. Questa è Sofia. Mi piace raccontarlo perché è una parte di queste conoscenze che fai girando in Africa, capito? Ogni volta che ci vai c'è sempre una storia da raccontare e te ne potrai massimo raccontare tante. Però l'importante è Wild Sand, sabbia selvaggia, e il nostro galleria di sculture di sabbia fatte dai nostri amici, che terremo aperto massimo fino alla fine dell'anno, quindi adesso facciamo anche un po' di pubblicità, capito? Nel senso che se volete organizzare il vostro evento, capito? O le aziende o degli amici, anche le scuole, così dovete solamente chiamarci, farcelo sapere e vi organizziamo un evento. Venite a vedere, abbiamo l'Elisa, che vi farà da cicerone, vi spiegherà un po' tutto il tragitto. Non vi spiego cos'è c'è dentro perché voglio che veniate a vederlo, a prescindere dalle foto che troverete su Facebook così in giro, però secondo me è una cosa molto importante perché vi farà sentire in Africa per mezz'ora, tre quarti d'ora, il tempo di fare il giro. Quindi vi aspetto tutti, perché grazie a questo White Sand, grazie al libro, con il ricavato di questi nostri progetti, e quindi manderemo avanti il famoso progetto che vi parlavo prima, della scuola a Iconde, hai capito, dalla prima elementare alla terza media con insegnamento in inglese. Ed è molto importante perché ci crediamo e quando facciamo qualcosa ci sentiamo tutte le persone vicine, quindi vuol dire che stiamo facendo qualcosa di buono, capito, che è la cosa più importante. Ciao! Se vuoi dire almeno dove, se volessero comprarti il libro, se vuoi spedirglielo, se sì, lo possiamo fare anche noi, guardiamo qua, tanto dopo fai i ritagli, fai come vuoi. Gli inserisco il link, che ne so, su Facebook, quello che preferisci. Sì, allora, poi voglio leggere anche questo, che dopo te fai come ti parla. Allora, posso andare? Sì, tanto fai come ti parla. Allora, Massimo giustamente mi ha detto che vi voglio anche dare un po' di dati, nel senso, perché se volete venire a visitare la mostra, chiaramente non è che se non vi do un numero telefonico oppure un email, come si dice. Allora, noi siamo a Via Partisani 33E, a Fiumana di Predappio. Abbiamo un cellulare che è il 371 11 68 532, oppure abbiamo anche la nostra email che si chiama asdedangelo, comunque lo scrivo sotto al link. Comunque dopo Massimo ve lo fa sul coso, @gmail.com. Abbiamo un nostro email, ma non ve lo dico perché ci vuole una vita. Allora, e basta, comunque, non è che deve, l'importante è il cellulare, capito? Comunque, in un modo o in un altro, oggi con le tecnologie che ci sono, abbiamo Facebook, abbiamo WhatsApp, abbiamo il telefono, abbiamo le amicizie, abbiamo, basta chiedere a un amico che è il nostro amico, te diventi nostro amico anche te, così siamo tutti amici e insieme andiamo avanti, White Sand, sabbia selvaggia. Abbiamo, come dicevo, siamo su Facebook, quindi basta scrivere associazione dedicata ad un angelo, hai capito? O su Instagram, sì, associazione dedicata a un angelo tutto insieme, quindi ci potete trovare dove volete. Finisco con una chicca, perché come ho detto all'inizio, mi sembra, sempre sul libro, perché ci tengo molto, perché è una cosa che abbiamo voluto,
Questo libro è dedicato interamente alle donne, perché noi crediamo nelle donne, perché il futuro sono sempre le donne. Voi pensate solamente alle guerre che ci sono ancora al mondo, mi sembrano 45-54. Voglio solo che mi diciate quante guerre hanno fatto le donne di queste 45-54. Non faccio commenti perché... No. Voi trovatemi una guerra che c'è al mondo, di quelle che ci sono tuttora, e se c'è una donna che ha fatto una guerra. Fate voi. Poi me lo direte. È una domanda che vi faccio. Quindi se volete scrivetemi su tutti quei numeri che ho dato prima e vedrete che su quelle guerre quante ce ne sono. Basta andare su Wikipedia, ci vuole un secondo, capito? Non è che... A loro spetta il miracolo della sopravvivenza di un intero continente. In silenzio. Ogni giorno percorrono le lunghe strade africane alla ricerca di una vita dignitosa. Camminano per chilometri e chilometri per portare l'acqua nella propria casa. Con la zappa in mano vanno nei campi per strappare alla dura terra il cibo per i propri figli. A piedi vanno al mercato per vendere quel poco che hanno per procurare il necessario per vivere. Lottano contro le malattie e cercano di assicurare la salute ai propri cari. Si preoccupano per l'istruzione dei bambini. Cercano di difendere i propri diritti, spesso non riconosciuti. Ricercano una pace durevole, in silenzio. A loro l'Africa affida le speranze del proprio futuro. Come vi ho detto prima, ciao! Ti ringrazio.